Visto che sorridi dopo quello che hai detto a Genova, potresti andare in pensione, visto che hai detto che la squadra ha il pilota automatico. Posso andare in tribuna, dai, eh? Pensione, no? Tribuna. Sì, no, o se no con noi, così magari spieghi a qualcuno di noi un po' di tattica, visto che penso scriviamo un po' di stupidaggini. Mi spiegate voi, dai, mi dando qualche suggerimento. Sì, ecco, infatti. No, seconda cosa, la partita di domani può essere una pericolosa trappola, vista la situazione che hanno la tua ex società, e quindi potrebbe è più pericolosa di altre partite. Ma come tutte le partite del campionato italiano sono una partita difficile, sono partite, non c'è una partita facile in nessun campionato, nessuna del nostro campionato, quindi domani dobbiamo giustamente avere le precauzioni, le convinzioni giuste. Però insomma siamo anche in un buon momento, no? È giusto anche che abbiamo il massimo della fiducia, dello slancio. Vogliamo continuare prolungare questo momento che è molto, molto favorevole, di risultati, di gioco. E comunque pur rispettando il momento del Crotone, che è una squadra che è stata anche abbastanza sfortunata nei risultati, perché ha fatto indubbiamente delle buone prestazioni per rimanere anche le ultime che ho visto col Cagliari, con la Juventus. Ha raccolto poco, ma la squadra ha sempre fatto delle prestazioni più che buone. E quindi questo sono tutti componenti che sappiamo. Detto questo, è chiaro che per noi è la possibilità di continuare su quello che stiamo facendo. E quindi abbiamo il massimo e il meglio della determinazione per continuare un campionato con tante squadre vicine e per cercare di raggiungere il massimo dei risultati. Mister, tre curiosità. La prima, come mai nel primo tempo all'inizio i tre difensori li hai messi in quel modo? Se c'era qualcosa di particolare che stavi cercando rispetto a quello che poi hai fatto dalla mezzanotte? Non è la prima volta. No. si è detto molto di questo, sembra quasi che la causa fosse questa. Io ho rivisto la partita, noi abbiamo fatto bene anche all'inizio. E con bella personalità da subito. Poi abbiamo avuto un periodo a metà del primo tempo dove abbiamo corso alcuni pericoli, qualcuno su disimpegni sbagliati. E un altro su calcio d'angolo, ma non ho avuto quella sensazione che noi siamo partiti così male anche nei primi 20 minuti, assolutamente. Poi dopo bisogna ogni tanto rivedere anche le partite e valutarle, e poi c'è l'avversario di mezzo, quindi le partite si giocano nei 90 minuti, ho già detto altre volte, non è pensabile che l'Atalanta possa dominare sempre l'avversario. Ci sono avversari di assoluto valore, e questa cosa è un po' eccessiva nei giudizi sull'Atalanta. Le partite vanno viste nei 90 minuti. Nei 90 minuti abbiamo fatto sicuramente di più, abbiamo meritato il risultato. Ci si sofferma troppo magari su dei momenti che si soffre, è normalissimo. Te lo chiedevo non tanto per la sofferenza, anch'io sono d'accordo che non è che è andata poi così male, ma se cercavi qualcosa di particolare con Palomino in mezzo e Romero e Toloi sulle due porzioni laterali. Sì, ma non era quello il problema. Il problema è che riuscivamo, almeno dal mio punto di vista, riuscivamo a proporre poco in attacco, invece spostando Pasalic è andata meglio. Poi Non soffrivamo il gioco, non soffrivamo i pericoli, li abbiamo sofferti, come ho detto prima, su due disimpegni e su un calcio, su una situazione a fermo, non sul gioco. Eravamo un po' più bassi perché facevamo fatica a... Però, ripeto, questo per quanto tempo, di quanto tempo parlate? Veramente, perché poi anche... Ho la sensazione che sull'Atalanta ci sia un po' troppa presunzione, no? Nei giudizi. Basta... Certo che noi siamo anche pronti a dover soffrire anche
doverci difendere a volte per le capacità dell'avversario, che sembra che se non siamo sempre a dominare la partita non sia la solita Atalanta, la stessa Atalanta, questo è un po' eccessivo. Parlavi dell'attacco, nel secondo tempo hai finito con Pessina largo da una parte, con Ilic centravanti, mi sembra che nelle ultime partite, ma in generale un po' tutto quest'anno, stai trovando tante soluzioni, anche con posizioni magari un po' diverse rispetto a giocatori che eravamo abituati a vedere in situazioni un pochino differenti a livello tattico. Questa è una cosa che stai continuamente cercando, e se le risposte che ti arrivano dal campo ti soddisfano, secondo te si può fare ancora qualcosina di meglio? Se andiamo avanti così va bene, no? Però si cerca sempre di fare qualcosa in più, è normale, ma sono tutte cose che facciamo da sempre. Nell'arco della partita è difficile che iniziamo la partita in un modo e la finiamo nello stesso modo, oppure che nell'arco della partita non facciamo mai qualche cosa di diverso. Ho detto tante volte, abbiamo sempre qualche soluzione in più in ogni situazione, che magari durante la gara qualche spostamento l'abbiamo sempre fatto. Magari a volte per ridare un po' di slancio, o cercare di ridare un po' di slancio alla partita, per cambiare un po' le carte anche all'avversario. A volte lo fai coi cambi, a volte coi giocatori stessi, quindi posizioni di Pessina, soprattutto degli attaccanti, spesso sono quelle che ruotano di più. Difficile che sposto i due esterni, ad esempio, quelli sono ruoli che sono un po' più in mezzo anche domenica è andato così. Poi ci sono anche i cambi, gli inserimenti, è entrato Ilic, i giocatori davanti sono di solito quelli che sostituisci di più, e quindi anche in quello entri. E poi c'è l'avversario, che magari ha le sue caratteristiche, però questo fa parte sempre del nostro modo di cercare delle soluzioni diverse. Ultimissimo questo turno. Oggi prova, speriamo vada bene. Certo. Tre cose veloci anch'io. No, volevo sapere, essendo coincisa con dei risultati favorevoli, la vittoria di Genova può essere una di quelle vittorie che a fine stagione può orientare i destini di una squadra? Non magari decisiva, però essere stata molto pesante. No, è stata una vittoria pesante, ma tutte le vittorie sono pesanti in questo momento. Vincere per tutti sta diventando molto complicato, perché il campionato entra sempre di più in una fase dove i punti pesano di più, e per tutte le squadre, quindi superare gli avversari. Ogni partita è veramente molto equilibrata, imprevedibile. Questo credo che riguarda tutti quanti: perdono dei punti oppure trovano delle grandi difficoltà. Di risultati eclatanti non ce ne sono, vedo tutte partite molto equilibrate fino a finale. È una fase difficile del campionato, ancora molto lunga, perché ci sono ancora tante partite, però vincere su campi difficili o contro squadre comunque di valore, perché sono tutte squadre di valore, non solo negli scontri diretti, sono tutte squadre in grado di poter togliere punti a chiunque. Anche per questo domani dobbiamo essere molto attenti e molto concentrati. C'è sempre bisogno di avere una buona condizione sia fisica che mentale. Domani per noi è di nuovo l'ennesima partita molto ravvicinata, poi dopo, come abbiamo visto, il calendario ci darà qualche riposo in più, no? Distanzieranno un po' le gare, questo può essere un buon segno, soprattutto per gli acciacchi, gli infortuni e queste cose, visto che domani abbiamo un po' di emergenza in più rispetto al solito, ce l'abbiamo, perché comunque Sutalo, comunque vabbè, Atebor che ormai è cronico, Kovalenko, dobbiamo vedere Zapata, c'è squalificato De Ron, insomma abbiamo qualche acciacco, ce l'abbiamo. Se anche ultimamente magari con qualcuno ha avuto un rapporto un po' burrascoso, cosa pensi degli arbitri parlanti dopo le partite? Ti vede favorevole? Senti, io degli arbitri facciano come vogliono, l'importante è che mi interessa solamente i 90 minuti in campo, poi del resto molto meno. Grazie.
un'altra cosa, visto che non è rientrato quasi mai praticamente nelle rotazioni, Caldara come sta? È un pochino in ritardo nel recupero degli infortuni e delle operazioni? Devo dire che dopo l'ultimo intervento sta recuperando bene, non ha più problemi al ginocchio, si muove bene senza alcun tipo di fastidio. E forse speriamo, insomma, sia stata la volta buona che questo intervento abbia risolto definitivamente i suoi problemi. Si sta allenando bene e speriamo abbia anche presto la possibilità di giocare. Mister, si è parlato spesso sempre di Muriel come il giocatore che risolve la partita, gol, facilità di esecuzione. Ultimamente si sta facendo vedere anche nei movimenti per aprire spazi ai compagni e anche nei passaggi, negli assist. Ha margine di miglioramento anche da questo punto di vista, secondo lei? Sempre margine di miglioramento in tutti. E seconda domanda, invece il Crotone ha cambiato allenatore, ovviamente 2 giorni ci sono di tempo, si aspetta comunque una reazione nervosa e una difficoltà in più? Comunque il cambio di allenatore porta necessariamente in tutti i giocatori una maggiore attenzione, no? Una reazione auspicabile da questo. È uno dei forse il motivo principale, perché non penso che in un giorno possa stravolgere sotto l'aspetto tecnico-tattico una squadra che però, come ho detto prima, si è comportata bene, non è riuscita a raggiungere i risultati, ma ha sempre dato la sensazione di essere in buona condizione e di tenere sempre bene al campo. Poi ha perso spesso nei minuti finali le partite, nei secondi tempi, ma noi, insomma, queste sono cose ormai evidenti. Non c'è pericolo che prendiamo la partita non attenti, o anche perché il momento è molto favorevole, quindi dobbiamo portarlo avanti. No, questi sono tutti fuori, sono già fuori da qualche, anche l'Amas, che forse è quello che non avevo detto prima, questo è l'unico che possiamo recuperare per domani, è Zapata, e vediamo oggi. Mister, siete in finale Coppa Italia, un punto più dell'anno scorso e quarti in classifica. La chiave può essere la difesa, visto che quest'anno qualcosa è cambiato dietro, cioè c'è molta più attenzione e molti meno gol presi per distrazione? Sicuramente è un motivo. 14 partite sono ancora troppe per fare un bilancio. Però io credo che questa squadra sia cresciuta, poi si vedrà più avanti perché è chiaro che bisogna avere conferme, bisogna avere più partite, ma sta facendo bene. La squadra è sicuramente diversa, però compatta, solida, che continua comunque a creare le sue situazioni da gol anche domenica. E poi non è facile fare 100 gol come l'anno scorso, però siamo sempre, e c'è un buon equilibrio, c'è un buon entusiasmo, c'è una bella mentalità, c'è un bel modo di allenarsi, c'è una bella una convinzione che sta crescendo, e quindi affrontiamo questo periodo che sarà, questi 2 mesi che saranno decisivi. Siamo dentro alla Coppa Italia, siamo dentro al campionato. Tra 2 settimane giocheremo comunque un bel evento, un bel avvenimento a Madrid. Abbiamo un morale alto. Mister, buongiorno. Le volevo chiedere come ha visto Idicic, visto che chiedeva un po' più di presenza anche negli allenamenti. Volevamo sapere, appunto, negli allenamenti, in questi pochi allenamenti, come ha visto, se l'ha visto un po' più presente rispetto alle ultime uscite. Assolutamente sì. Quindi poi il resto, prestazioni la vedete anche voi, e adesso per lui, come ho già detto domenica, può essere un valore importante di qui alla fine
del campionato. Però voi continuate a chiedere sempre di Ilicic, io continuo a ribadire che la squadra è la cosa più importante e che questa squadra merita un po' più di attenzione che non sempre solite, il solito singolo giocatore, che sono importanti, per amor di Dio, però sposterei un po' di più l'attenzione anche su altri giocatori. Buongiorno mister, io volevo chiedere se dopo l'ultimo turno di campionato ha letto la classifica e quanta soddisfazione c'è, perché obiettivamente davanti alla Roma, davanti alla Lazio, con gli stessi punti della Juventus, anche se con una partita in più, se c'è veramente soddisfazione nel guardare la classifica. Grazie. Noi nelle ultime settimane abbiamo risalito qualche posizione, ma siamo lì tutti insieme, non è che ci sia del particolare vantaggio, c'è ancora una partita da recuperare tra Juventus e Napoli, e quindi rispetto a un po' di settimane indietro ci siamo rimessi al pari, con qualcuno abbiamo un piccolo margine, con qualcun altro un po' meno, però direi che adesso inizia il volatone, no? Ciao Giampiero, l'infortunio è ovviamente diverso rispetto a quello di quasi un anno e mezzo fa di Duvan, però mi ricordo che dopo due mesi, quando era recuperato, eravamo qua a parlare di queste sue difficoltà nel riprendere la condizione migliore, anche se era guarito come è adesso. Tu temi che ci sia una sorta di blocco psicologico in lui che lo può rallentare proprio adesso? No, un altro tipo di infortunio, molto più lieve questo, non ci sono queste preoccupazioni. Anche lui stesso ieri sta già molto meglio. No, non siamo di fronte all'infortunio dell'anno scorso. La sua propria condizione mentale, la paura di rifarsi male, queste cose qua, insomma. Credo di no, adesso oggi andrà in campo, già poteva farlo ieri, abbiamo avuto ancora un po' di eccesso di zelo, di precauzione, però no, credo che non siamo di fronte a quella situazione lì, credo che lui... poi sembra sia passato tanto tempo, ma era mercoledì scorso, è passata una settimana, neanche sei giorni, che ha giocato con Real Madrid, dopo sei giorni potrebbe già essere a posto, quindi l'altra volta è stato fuori poi, però già all'inizio era un infortunio minimo di un mese, 40 giorni, che poi è diventato di tre mesi, però era già una cosa molto più seria. No, adesso Duvan poi era anche in un buon momento, poi non è che in 4-5 giorni, si è anche allenato indifferenziato, ma ha fatto anche qualche buon allenamento, quindi è una vecchia cicatrice che gli dava un po' fastidio, che più il timore di farsi male che non... L'anno scorso si era fatto male veramente. Sì, 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 però ti ricordi l'anno scorso era voluto tornare là... Sì, però era... Era un infortunio, sì. No, questa volta no, per adesso. No. La preoccupazione era più psicologica che sintomatologica, ecco, questo dicevo. Ah, io credo lui è un bel momento, anche prima col Napoli, le altre partite insomma precedenti, stava facendo bene, era andato anche in gol, ha una bella condizione, non è che in pochissimi giorni. Cos'è che qua giochiamo tante partite, passano veramente tante partite di fila che sembra che sia passato chissà quanto tempo, invece è neanche una settimana fa. Okay. Questi impegni un po' più dilazionati le consentono di riprogrammare la fase degli allenamenti, evidentemente. Quali vantaggi nello specifico comporta? La prima cosa, ci prenderemo un giorno di riposo, giovedì spariremo tutti e dopo un sacco di tempo, e poi un giorno in più non è tantissimo, perché avremo due partite dopo 4 o 5 giorni,
però rispetto a averle dopo tre sembra poco, ma comunque ti permette, più che nella preparazione, perché non è che puoi stravolgere, anzi, devo dire che fino adesso l'abbiamo gestita anche bene, sia per quello che riguarda gli infortuni che anche per la condizione, siamo riusciti a stare un po' con il piede in tante scarpe, però magari ti aiuta a superare i piccoli acciacchi. Penso, qualcuno domenica è uscito con una contusione forte sull'anca, qualcuno con dolore, un affaticamento adduttore. Non sono grandi infortuni, sono tutte piccole cose che però se hai un giorno in più sicuramente ci arrivi meglio, e che questo ci può aiutare indubbiamente, speriamo. Volevo chiedere, avete vinto contro Napoli e Sampdoria rispetto all'andata, quindi avete ribaltato i risultati, vuol dire che c'è già stato un cambio di marcia rispetto all'andata? Difficile, perché avevamo perso il punto invece con col Torino e con la Lazio, dove avevamo vinto, no? All'andata, cioè bisogna fare un arco temporale più lungo. La cosa evidente è che insomma, nel medio periodo ci siamo, più o meno siamo sempre competitivi, e questo poi rispetto alle partite d'andata magari fai più punti con delle squadre, meno con altre, però noi rispettiamo ormai da tanto tempo quello che è il nostro standard di punti, e se riusciamo a ripeterci continuiamo a stare nel gruppo delle grandi. Ecco, un'altra cosa, era d'accordo che è chiaro che la testa è a domani al Crotone, però anche l'Inter sotto sotto continuano a ripetere, se superiamo l'Atalanta possiamo andare un po' più in discesa verso lo scudetto. No, avete in testa anche voi questo scontro? In questo momento no, questo è un problema, semmai è un pensiero dell'Inter, non il nostro. Noi in questo momento non viaggiamo pensando allo scudetto, noi in questo momento viaggiamo pensando alla Juventus, al Napoli e alla Roma, alla Lazio, cioè che sono le squadre che sono attaccate a noi. Quindi la preoccupazione nostra in questo momento è di battere il Crotone, e poi dopo penseremo alla partita con l'Inter.